quali sono le caratteristiche del voto nell'ambito di una piattaforma di voto digitale, di voto online. Ecco, noi di Eligui Voti, che è una società specializzata in piattaforme di voto online che siano utilizzate in forma ibrida, in presenza o da remoto, e specializzati nei più diversi ambiti, università, scuole, ordini professionali, imprese, associazioni, lo facciamo da oltre 20 anni, ecco. Vogliamo rispondere oggi alla domanda: che caratteristiche deve avere il voto per far sì che abbia una validità legale? Perché facciamo delle votazioni con Eligo che hanno una validità legale. Ecco, il voto deve avere tre caratteristiche. Il voto deve essere segreto, anonimo e univoco. Cosa significa? Significa che il voto, la piattaforma deve garantire che le informazioni fra voto e votante vengano separate, vengano segretate e non sia possibile riabbinarle in nessun modo. Quindi questo fa parte della segretezza del voto. Un po' legato a questo invece c'è la parte di anonimicità. Il voto deve essere anonimo, che ha a che fare anche con la privacy. Quindi la piattaforma deve garantire che tutte le azioni dell'utente all'interno sul proprio device, perché il voto online significa votare con il proprio cellulare, il proprio PC, il proprio tablet. Ecco, queste azioni che l'utente fa a livello di proprio dispositivo devono essere anonimizzate. E poi il dato deve comunque essere trattato nelle modalità previste dal GDPR per essere compliant con tutta quella normativa, quindi segreto, anonimo e, ultimo ma non ultimo, univoco. Cosa significa? Significa che la piattaforma deve garantire che in qualsiasi caso il votante possa votare solo e unicamente una volta, così come avviene nel voto tradizionale. Quindi, come si fa all'interno di una piattaforma di voto come Eligo? Ogni votante viene identificato con un identificativo, all'accesso viene inserito questo identificativo e vari anche parametri di accesso, per esempio un codice SMS inviato al cellulare oppure lo SPID. Ci sono varie modalità per garantire che sia effettivamente quella persona che sta esprimendo il proprio voto, e a quel punto, nel momento in cui la persona accede, seleziona le sue preferenze, conferma le sue preferenze, non deve essere possibile in nessun caso che questa persona possa riaccedere e rivotare. Questo è sicuramente fondamentale. La persona sicuramente può accedere e verificare di aver votato, ma non può accedere e rivotare. Quindi, nell'ambito delle piattaforme di voto come Eligui Voting, le caratteristiche del voto sono: il voto deve essere segreto, anonimo e univoco.